Oggi andremo a scoprire un ambiente che è piuttosto insolito trovare in un museo, la cucina. Tra i due piani nobili di Palazzo Spinola, nel mezzanino, si trova il luogo dove venivano preparati i piatti serviti ai marchesi. Preceduta da quella che un tempo si chiamava la stanza delle paste, per la presenza di una spianatoia in marmo dove si impastava, la cucina di Palazzo Spinola conserva perfettamente l'aspetto che aveva la metà dell'Ottocento, con le pareti interamente rivestite di marmo bianco, più facili da pulire. In marmo era pure il grande lavandino con doppio lavabo e lungo scolatoio, tipico delle case genovesi di una volta. I marchesi Spinola acquistarono per la cucina del loro palazzo una caldaia in ghisa che permetteva, oltre a cucinarvi i cibi, di avere l'acqua calda direttamente dai rubinetti. Un'innovazione notevole, tenuto conto che all'epoca la gran parte degli edifici del centro storico non aveva l'acqua corrente. Immancabile nella cucina è il Ronfò, l'antenato dei nostri fornelli, il cui nome deriva dal conte di Rumford, l'americano Sir Benjamin Thompson, che inventò un sistema che prevedeva l'incastro di particolari pentole nei fori del piano di cottura, così da non sprecare e ottimizzare il calore del fuoco sottostante. Nella parete si trova il montavivande. Caricati i vassoi oltre la porticina, si girava la grande ruota e i piatti salivano caldi al piano superiore, dove i camerieri in livrea procedevano a servire i padroni di casa e i loro ospiti. I numerosi documenti dell'archivio storico ci raccontano di quello che veniva consumato nel palazzo: tordi, anatre, verdure, ma anche confetti e gelatine per i nobili. Più semplici, minestra e trippe per i servitori. Una particolare lista della spesa del maggio del 1843 presenta l'elenco degli ingredienti e a fianco il menù previsto per il pranzo: agnolotti in brodo, frittura all'italiana, arrosto di manzo, cotoletta con patate, timballo di maccheroni, triglie, asparagi e piselli, anatra arrosto, flan di verdura e, per finire, pudino con zabaione.